Una grande folla ha seguito oggi al Santuario della Madonna delle Grazie a Ceule la solenne cerimonia di apertura della Porta Santa dell'Alto Garda, con il coinvolgimento delle comunità dei decanati di Arco, Riva, Ledro e Calavino che si sono ritrovate nel Santuario Arcense per celebrare l'inizio del Giubileo della Misericordia, che durerà fino al novembre dell'anno prossimo. Da ora, attraversare la Porta Santa di Ceule varrà, ai fini dell'indulgenza plenaria, giubilare quanto attraversare quella di San Pietro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti a questo momento solenne e prezioso della nostra fede, del nostro cammino cristiano. La porta è segno di Gesù Cristo che viene sempre con noi perché attraverso di Lui possiamo raggiungere la felicità e la vita. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la carità dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, donaci di vivere un anno di grazia, tempo propizio per amare te e i fratelli nella gioia del Vangelo. Continua a effondere su di noi il tuo Spirito Santo, affinché non ci stanchiamo di rivolgere con fiducia lo sguardo a colui che abbiamo trafitto, il tuo Figlio fatto uomo, volto splendente della tua infinita misericordia, rifugio sicuro per tutti noi peccatori, bisognosi di perdono e di pace e della verità che libera e salva. Egli è la porta attraverso la quale veniamo a te, sorgente inesauribile di consolazione per tutti, bellezza che non conosce tramonto, gioia perfetta nella vita senza fine. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile, perché chi entra sia salvo e chi entra ed esce trovi i pascoli della vita. Dona ai tuoi fedeli che varcano questa soglia di essere accolti nella tua presenza e di sperimentare, o Padre, la tua misericordia. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Un saluto anche da parte della fraternità dei frati che custodisce questo santuario. È una parola per indicare il significato e il valore, l'abbiamo già sentito nella preghiera, di questa porta. Qui abbiamo l'intuizione, soprattutto grande e grandiosa, di frate Silvio, scultore, che ha interpretato la storia della salvezza. Quindi entrando in questa chiesa e guardando questo portale, noi abbiamo in un modo plastico, visivo, un percorso della storia della salvezza. Sul pannello del portello grande, Dio che dialoga con Adamo ed Eva subito dopo la creazione della donna, e tutta la storia sostenuta dai profeti in alto, annunciatori della speranza, che tengono vivo lo sguardo verso la misericordia, verso questo Dio grande che si incarnerà in Gesù Cristo. Ed ecco dunque attraverso qui in particolare le donne che sono state strumento di misericordia, di salvezza per il popolo di Israele, giungere ai due pannelli centrali dove Maria ci offre il volto della misericordia del Padre. Se guardiamo il pannello in alto, quello dell'Annunciazione alla mia sinistra, il Dio Padre con l'indice indica il mondo. Voglio salvare il mondo. Che cosa posso fare per dare misericordia a questo mondo avvolto dal peccato? Ecco la disponibilità di Maria che dà il suo sì, e nel Natale il volto misericordioso del Padre in Gesù Cristo. Varcando questa soglia, quindi, meditiamo che c'è una storia, un amore che ci avvolge da sempre, e Maria nel suo santuario ci accoglie per donarci Cristo Salvatore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. A
apritemi le porte della giustizia. Vi entrerò per ringraziare il Signore. Per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, Signore. Mi prostrerò verso il tuo Tempio Santo. Alla mensa del suo regno, nei secoli dei secoli. Amen.